Ospite d'eccezione al Palatricale di Chieti domenica scorsa, Damiano Cunego, il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo 2004. E ai nostri microfoni Cunego ha parlato di ciclismo e ha speso belle parole per l'abruzzese Giulio Ciccone. C'è Vincenzo Nibali che è leader nel nostro movimento, secondo te dove sta andando il ciclismo italiano? Sì, Vincenzo è sicuramente la persona più rappresentativa, no, per l'Italia. È una bella realtà, lui penso che potrà ancora fare 2 o 3 anni a alto livello. Abbiamo bisogno anche di ragazzi giovani, nuove leve, che insomma, sembra che stanno per uscire, ci vuole pazienza. Non è facile anche perché nazioni come Belgio, Francia, anche loro sfornano grandi campioni. L'ultima, Damiano, hai detto di giovani talenti, uno lo abbiamo in Abruzzo che è Giulio Ciccone, che ha vinto qualche settimana fa in Francia mettendosi dietro Thibaut Pinot e Romain Bardet, insomma in Abruzzo possiamo sperare. E voi avete questo ragazzo che tra l'altro conosco bene, è un bravo ragazzo, una brava persona, determinato, forte, ha vinto anche in questo inizio di stagione e potrà darvi sicuramente delle bellissime soddisfazioni.